Mattarella Del Turco, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Del Turco, ma lei, prima di cominciare l'esperienza col Movimento, per chi votava? Beh, diciamo che avendo una certa età ho votato un po' trasversalmente nella mia vita a vari partiti, diciamo per un periodo di Verdi, quando c'è stato il discorso ambientalista, ho votato i radicali a seconda delle battaglie, perché ho condiviso alcune battaglie, e poi diciamo il periodo più lungo è stato con Rifondazione Comunista, perché ovvero avevo la tessera riscritta con loro, quindi... E lei si definisce una donna di sinistra ancora oggi? Sì, diciamo che i valori di sinistra comunque sono dei valori che uno può avere, e chiaramente avendo comunque 55 anni ci sono, nel senso uno non è che cambia, però questi poi sono idee e valori che posso comunque esprimere liberamente all'interno di un movimento dove c'è questa massima democrazia, per cui si vota e vince sempre l'idea di maggioranza, che è in maggioranza, e comunque le idee di buon senso. Poi alla fine quello che serve a un paese, a una città, sono le idee di buon senso. Il Movimento 5 Stelle ha tra le sue carni, tra le sue battaglie, la partecipazione e anche una forma di democrazia diretta attraverso la rete. Come risponde a chi contesta o comunque stigmatizza il fatto che lei sia stata scelta come candidata a sindaco con sole 29 preferenze? Sì, diciamo che per noi la partecipazione è fondamentale. Il nostro scopo è proprio quello di far ritornare i cittadini ad avere gli strumenti per controllare poi i loro dipendenti, che sono i politici. I politici non devono più essere una casta, devono essere dei dipendenti dei cittadini, quindi se fanno bene i cittadini li premiano, se fanno male se ne devono andare a casa, con valori etici e morali, non solo il discorso di essere condannati o indagati. E quindi questo è fondamentale. Il fatto che, diciamo, noi abbiamo una democrazia dal basso, per cui tutti avrebbero potuto candidarsi. Noi avevamo messo una specie di avviso sulle nostre pagine, dove tutti i cittadini che avevano i requisiti richiesti, quindi la residenza a Spezia, la fedina penale pulita, non avere procedimenti a carico, potevano candidarsi per essere o consiglieri comunali o sindaco. E da almeno? No, non c'era l'iscrizione. Non c'era l'iscrizione sulla candidatura. Mentre invece chi vota, quindi a quel punto chiunque si può candidare, qualsiasi, perché poi noi siamo cittadini, siamo persone normali che fanno una loro vita e decidono di dedicare un periodo poi di questa vita anche all'attivismo sul territorio, cercando un po' di tutelare il loro ambiente, l'aria che respirano, l'acqua e le battaglie, insomma, per le civiltà locali. Poi da lì è chiaro che apre la platea di tutti quelli che possono candidarsi, però poi votano solo quelli che sono iscritti al blog. Mm-hmm. È lì che poi abbiamo avuto il numero basso, perché comunque devi essere iscritto, avevamo un seggio solo, dovevi muoverti da casa. E secondo me poi c'è nell'idea, nell'immaginario di tutti noi, il fatto che comunque se tu sei iscritto al blog, se... a movimento5stelle.it, perché non è solo il blog, è proprio tutta la struttura, se tu sei iscritto, hai quei valori, hai quei principi, dici vabbè, ma in fin dei conti io mi fido poi di quella persona che va a votare, cioè, oppure anche proprio un fatto di pigrizia, forse abituati a stare tanto sul computer, poi alzarsi dal divano diventa... Partecipare attivamente è faticoso. Sì, alzarsi dal divano poi, nel senso che... è più muoversi, poi uno può essere anche assente quel giorno. Noi non sappiamo in effetti quanti sono gli iscritti di Spezia, non abbiamo questo dato, e quindi non sappiamo neanche l'affluenza. Sì, le percentuali, però non ci interessano, diciamo. Poi la cosa fondamentale è che chiunque possa partecipare, cioè non è tanto, come si dice, se tu decidi che ci sono solo tre cavalli che corrono,
E poi dici, devi votare per forza quei 3 cavalli, ma se tu invece hai la possibilità di votarne 100, cioè non importa chi va a votare, perché in fin dei conti alzarsi e andare a votare deve essere lo spirito di una persona che vuole cambiare le cose, però comunque ha avuto la possibilità per tutti di candidarsi. Turco, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, qualche giorno fa, passando la Spezia, ha detto che il nuovo ospedale è stato merce di scambio per salvare l'unità, il giornale di Sì, partito ha sì, sì. definito. Lei cosa ne pensa di questa Sì, no, accusa molto ho pesante? seguito la trasmissione su Report che parlava appunto di Pessina, che sembra che fosse in cattive acque fino al salvataggio dell'unità, e da quando ha fatto il salvataggio dell'unità invece sono aumentati cioè ha vinto più gare, ha avuto più appalti, e l'appalto più grosso è quello del Felettino. Ovviamente, cioè, è una cosa che è un po' strana, insomma, perché proprio ha avuto un aumento degli appalti. Un'accusa molto forte lanciata Eh partendo no, da un servizio, quindi. sì, è stato un servizio di report che ha appunto parlato di questa cosa qua, e insomma. Mi date d'accordo con questa affermazione Sì, del siamo partiti da lì, vicepresidente? voglio dire, è comunque una cosa che non è stata smentita, non. Cioè, voglio dire, se una persona onesta e si sente fare un'accusa così, che vede comunque la dignità e tutto, fa anche le sue azioni. Quindi, se non è stata smentita, e poi comunque c'erano le prove, nel senso che facevano vedere appunto anche il trend della società e il fatto che dopo questo salvataggio sono aumentati gli affari. Dai numeri alla deduzione, poi ce ne passo. Sì, poi vedremo, tanto. Alle amministrative del 2012 il Movimento 5 Stelle si attestò al 10,70%, alle politiche del 2013 intorno al 25%, superò il 25% essendo primo partito di fatto. Alle regionali prese un 24% abbondante. Che cosa vi aspettate a questa tornata? Beh, noi ci aspettiamo di rifare quel risultato, cioè L'ultimo, quello delle regionali. sì, di essere intorno al 25. Diciamo che soffriamo un po' del fatto che non ci conoscono tanto, forse. Diciamo, però abbiamo degli elettori, quando noi poi parliamo con le persone comunque ci conoscono, nel senso che conoscono quei valori, conoscono le nostre battaglie. Sanno che siamo coerenti, che è quello che diciamo facciamo, sanno che il nostro scopo poi è fare le cose per tutti, fare bene per tutti i cittadini, le categorie, quindi avere questo dialogo continuo di partecipazione. Cioè è proprio un modo di fare politica che piace, è apprezzato, ha dimostrato che nelle città dove noi governiamo comunque sono città dove aumenta il welfare, dove aumentano gli investimenti, aumentano proprio la qualità della vita. E quindi c'è questo voto anche senza poi conoscere personalmente, cioè proprio senza avere quel contatto diretto, perché sanno che poi noi quello facciamo, non è che possiamo discostarci da quello, quella è la nostra linea, insomma, sia nazionale che poi locale, la riportiamo nei comuni. Il simbolo è un po' la vostra forza. Eh sì, perché vuol dire che le persone che ci sono persone oneste, sono persone che sicuramente non vanno lì a approfittarsi di un ruolo, di una posizione di privilegio, perché anzi sono persone che portano la voce dei cittadini, quindi sempre molto a contatto col territorio. Non sono ostaggio di trame partitiche o di ordini partitici o dall'alto di nessun genere, perché Però qualche dinamica da partito l'avete avuta negli ultimi mesi, no? Con un po' di mal di pancia, fuoriuscite, polemiche. ma no, non sono dinamiche da partito, sono persone che a un certo punto dicono il movimento è cambiato. E poi vedo che si alleano, che partecipano,
con altri schieramenti, con altre liste, dove ci sono proprio i fattori che noi combattiamo, tipo persone che fanno più di 2 mandati, perché per noi sono 2 mandati nella tua vita, 2 mandati elettorali e poi te ne vai a casa, non puoi più candidarti. E invece vedo queste persone che poi vanno a infilarsi con persone, con soggetti che hanno più di 2 mandati, oppure che appoggiano proprio formazioni politiche, quindi che prendono i contributi pubblici, che noi non prendiamo nessun tipo di contributo pubblico, e quindi entrare in un partito è andare contro quelli che sono i valori del movimento. Allora poi alla fine forse non è cambiato il movimento, ma sono cambiati proprio loro. Sicuramente, lo dice sempre Di Battista, quando hai a che fare con certi ambienti, ti ungi, nel senso forse ti senti un po' più importante, di quell'uno vale uno non vale più tanto per te, no? E quindi sono persone che si sentono di valere 1, qualcosa in più. Noi siamo umili, cioè io sono una persona profondamente umile che ascolta, sempre all'ascolto e cerco sempre di imparare cose nuove, perché poi le cose cambiano, le situazioni, quindi bisogna essere sempre pronti, proiettati al futuro, però sempre con umiltà, ascoltando gli altri, ascoltando poi quelle persone che ti mettono a fare un determinato lavoro. Mi sa dire indicativamente a quanto ammonta il budget del bilancio comunale? Ah, non lo so, no. E invece un chilo di muscoli in piazza? Ah, beh, dai, il muscolo io li compro in genere alla Coop, perché lavorando non riesco ad andare in piazza, però li pago intorno a 1,98€, il sacchettino, quello da 2 kg, mi sa che è 2€ al chilo, li pago, sì. Sì, no, quello lo so, non c'ho la spesa, però non ho... Però vabbè, io chiaramente non sono un tuttologo, non sono neanche una persona che ha delle competenze specifiche. Io penso che il sindaco deve essere una persona che sappia amministrare, nel senso proprio come il buon padre di famiglia, che abbia il partecipare con tutti e cercare di favorire tutti. Poi ci sono gli assessori che invece, quindi sì, sono fondamentali, cioè per noi gli assessori sono invece dei professionisti. A proposito di assessori, la nostra domanda è: Donatella Del Turco, sindaco della Spezia, un nome per la giunta? Beh, sono stata autorizzata a farlo. Molto bene. Sono stata, perché noi abbiamo sempre detto che abbiamo la squadra non completa, abbiamo già la squadra, diciamo quelli poi un po' più importanti, stiamo ancora avendo contatti per il bilancio, che secondo me è quello un po' più strategico, cioè quello fondamentale con il bilancio, perché è da lì che parti e puoi fare una programmazione sugli investimenti. E sicuramente all'ambiente, al territorio c'è Marco Grondacci, sì, è stato contattato già da tempo, perché poi comunque gode di tutta la stima, della stima di tutto il gruppo. Appunto il fatto che l'avevamo già, per noi poteva essere il nostro candidato sindaco, poi essendoci questa regola giusta dei 2 mandati non è stato possibile avere una deroga, anche se erano passati tanti anni. Però sicuramente avremo persone competenti, non legate a un doppio filo al partito, cioè noi no. E gli assessori che mancheranno si cercheranno con un bando pubblico tra ragazzi di Spezia, laureati, con dottorati specifici, e quindi proprio per dare un'opportunità anche di far emergere il merito, e che esiste, ce n'è tanto. Bene, grazie a Donatella Del Turco, adesso spazio a una breve tribuna politica. Noi non chiediamo mai alle persone di votarci, nel senso di dire votateci perché siamo... Noi chiediamo solo di informarsi, le persone si devono informare, guardare la loro città, guardare il loro territorio, come è stato trattato, come è cambiato in questi anni, come sono cambiati anche i rapporti fra i cittadini. Ecco, e da lì partire, vedere proprio tutte le magagne che ci sono state, tutte le cose che sono cambiate in peggio. Guardare, che ne so, la spazzatura, i sacchetti per la strada, gli alberi tagliati,
il non avere rispetto proprio per le persone, per i cittadini che si lamentano, e quindi informatevi e poi capirete che noi siamo l'unica alternativa a un sistema partitocratico che purtroppo poi tratta così le città e le persone che le abitano.